tutelare i diritti e promuovere pari opportunità di cittadini, imprese e soggetti collettivi del territorio piemontese. E questo è il ruolo degli istituti di garanzia del Consiglio regionale, l'Assemblea legislativa del Piemonte. Questi organismi si occupano di ambiti diversi, in modo da accogliere e gestire al meglio tutte le problematiche. Partiamo dal Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni. Pur essendo inserito all'interno dell'organizzazione regionale, è un organo funzionale all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Agicom, e si occupa di consulenza, gestione e controllo in materia di comunicazioni, con funzioni proprie e funzioni delegate dall'autorità. I suoi compiti sono molteplici. Gestisce il registro degli operatori della comunicazione, monitora la programmazione delle trasmissioni radiotelevisive locali, regola l'accesso di associazioni ed enti locali ai programmi autogestiti sui canali RAI a diffusione regionale per promuovere messaggi di utilità sociale, i cosiddetti programmi dell'accesso, e ancora vigila sul rispetto della par condicio da parte dei soggetti politici in occasione delle elezioni e opera per la tutela dei minori. La legge regionale numero 2 di febbraio 2018 incarica il Corecom di attivarsi di fatto anche in ambito di cyberbullismo. Fondamentale per i cittadini il ruolo del Corecom quale organo di conciliazione tra utenti e operatori delle comunicazioni, ad esempio servizi di telefonia, internet, pay TV, al fine di trovare soluzioni in caso di controversie. Un servizio gratuito e oggi anche immediato, grazie alla nuova piattaforma telematica Concilia Web, attiva dal 23 luglio scorso, che permette di presentare le istanze direttamente online. E mettere in condizione tutta quell'utenza, quella grande fascia di utenza iperdigitalizzata, di poter trovare un'applicazione della propria possibilità di far valere i propri diritti in modo digitale. Il servizio di conciliazione deve essere informatico, deve essere migliorativo, ma non deve penalizzare l'utenza debole. E quindi cosa vuol dire? Che l'utente debole potrà continuare a rivolgersi al Corecom per la presentazione della propria istanza, che sarà comunque informatica. Migliorare le relazioni tra cittadini e pubblica amministrazione. E questo è il ruolo del difensore civico, che interviene nei confronti di chi esercita una funzione pubblica o di pubblico interesse, per esempio all'interno di ospedali, scuole oppure nell'ambito dei trasporti, per tutelare i cittadini rispetto a carenze, disfunzioni, abusi o ritardi. L'attività principale dell'ufficio riguarda questioni in materia sanitaria e particolarmente il problema del trattamento della cronicità degli anziani nelle strutture residenziali. Il Consiglio regionale mette a disposizione dei piemontesi anche tre garanti. Il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale contribuisce a garantire i diritti di chi è rinchiuso negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni presenti sul territorio regionale. Si occupa anche dei diritti delle persone ammesse a misure alternative al carcere, delle persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio e degli stranieri che si trovano nei centri di prima accoglienza e nei centri di permanenza per il rimpatrio. Tutto quello che spendiamo in prevenzione, recupero e reinserimento è un risparmio rispetto poi alle politiche di repressione, di custodia, di carcerazione. La Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza ha il compito di assicurare il rispetto e l'attuazione dei diritti delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi presenti sul territorio regionale e tutela i minori stranieri non accompagnati. I minori stranieri non accompagnati sono un elemento di particolare fragilità nell'ambito delle fragilità dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Piemonte è a oggi l'unica regione in Italia ad aver istituito per legge la figura del garante dei diritti degli animali. Cercare di stabilire dei rapporti con gli animali che non si basino solo sulla decisione di ucciderli. Un consiglio regionale che vuole tutelare i cittadini piemontesi anche dai rischi dell'usura, dell'estorsione, del sovraindebitamento, oltre che combattere le ludopatie. Problematiche di cui si occupa un osservatorio creato ad hoc. Creare una cultura della corretta gestione del denaro e un'educazione finanziaria anche per gli studenti, in quanto ben presto si affacceranno anche al mondo che li vuole consumatori. Credo che siamo stati bravi ad adattare alcuni strumenti alle esigenze attuali.
tutte le informazioni per capire come operano, come accedere agli organismi di garanzia e tutela e tutte le news sono online al sito www.cr.piemonte.it, direttamente dall'home page alla voce per il cittadino.